Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down, embrace the love we found, for you and ours. And so we were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just stop? Allora, dopo 2 mesi che non montavo biondo, l'ho rimontato. Ha fatto tantissimi cambiamenti, lo vedo migliorato. Ciao Vicky che fa flessioni scorrette, ciao, buonanotte. Lo vedo veramente tanto cambiato. È proprio un cavallino nuovo, non ha quei problemi che vedevate a luglio. Però comunque, ah sì, qua ho fatto torto seduto a casissimo, ma molto male. Insomma, lo vedo stra bene, è stato davvero bravo. E ho fatto un lavoro abbastanza leggero, qui vi ho fatto le barriere a terra, fermi, guardate, che carino, una cosa troppo carina. Insomma, al passetto ha lavorato stra bene. E dopo vi ho fatto solo il galoppo destro perché avevo deciso di fare un lavoro leggero e magari a sinistra aveva ancora qualche problema. E il mio assetto non mi è piaciuto al galoppo, va proprio 000, ma lui è stato bravissimo. E dopo abbiamo trottato redini lunghe. Dato che deve ancora iniziare la musica, parlerò da qui. Allora, ho fatto una lezione in piano con Orsetta e credo che sia, sì, non è credo, è confermo, che è stata una delle lezioni migliori di questo mese, la migliore con Orsetta in questo mese, ma una delle, cioè proprio bene, è andata proprio bene. Orsetta ascoltava, era reattiva, rispondeva, era molto però pensa al lavoro. Abbiamo fatto sia al trotto che al galoppo un esercizio sul circolo ed è andata bene, dai. Qua ho trottato senza staffe per vedere un po' com'era la mia situazione delle gambe. Poi abbiamo fatto la stessa cosa al galoppo, sia a mano destra che a sinistra, e ogni volta che finivo l'esercizio sia a mano destra che a sinistra, sì, la lavoravo in distensione. E niente, era proprio brava, proprio andava giù. Cioè adesso quando non ancora, ecco qua, che ci ho messo al trotto. Poi ho fatto lo stesso esercizio di prima a mano destra, super, la sentivo proprio fluida, perfetta, proprio. Poi qua di nuovo distensione, distensione, galoppo, distensione, Vicky fissata con la distensione, ma hey, la amo. Qua di nuovo al trotto, guardate, stava lavorando benissimo, proprio andava giù giù. Poi ho provato a fare una partenza al galoppo con le redini lunghe con una mano, però non era una questione di mani, infatti volevo proprio concentrarmi sulla gamba ed è andata super. Poi ne ho fatte altre ma facevano molto schifo e andava ancora giù, cioè proprio brava brava brava, infatti sta proprio bravissima, super. Partiamo con un meraviglioso assetto, tra virgolette sono ironica, e un trotto in distensione. Dopo vari minuti ho iniziato piano piano ad accorciare sempre di più e ho iniziato a lavorarla. Sì. Poi qua la stavo facendo un po' di flessione, sì. Ah, qua stava già andando verso nella mano, stava andando nella mano. E niente, no, lì non stavo ingaggiando, no, perché? Invece qui, qua, sì, super. Insomma, Montana in questa lezione è stata proprio super super brava, cioè in tutte le volte che l'ho montata qui dove la sentivo proprio bene, cioè avete presente quando sentite un cavallo proprio bene bene? Perché al galoppo spingeva un botto, cioè era proprio super 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 super, la sentivo proprio bene. Poi abbiamo fatto un po' di galoppo rovescio e poi abbiamo fatto un esercizio di linee, dove io dovevo fare 4 tempi lunghi e 5 corti. Ok, adesso vi lascio l'audio perché è arte. Normali, normali. 1, 2, 3, 4. Ok, a parte i fail nelle barriere è stata super super, ma colpa mia ovviamente. L'ho fatta distendere, era tranquillissima. Super 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 brava, è stata super brava, mi è piaciuta troppo, brava Monty. Allora, ho iniziato a fare un po' di passo e avviso che non ho fatto molto, cioè non ho fatto un lavoro molto impegnativo, perché comunque la cavalla non è mai stata comunque una, cioè non ha mai fatto un lavoro di scuola, e poi dato che la conoscevo poco non volevo subito tartassarla di cose eccetera eccetera. Mi è piaciuta davvero tanto, ti ascolta, cioè capisce tutto, è molto brava. So, comunque stava lavorando bene, anche se comunque non stavo chiedendo molto. E che dire, cioè comunque era, mi piaceva, mi sentivo proprio comoda, bene. Qua abbiamo fatto le barriere, anche qua. Beh sì, super. Poi mi piace un botto l'andatura, poi ho fatto una carezza e dopo abbiamo galoppato, super. Mi piace un botto la sua andatura, poi era proprio tranquilla. Abbiamo fatto un circolo, molto tranquilli. Poi lei ha un problema al galoppo destro, che non riesce a partire destro facilmente. Ci provo una volta, parte falso. Faccio una volta, ci riprovo un'altra volta, niente. E poi alla fine, la terza volta, ce la faccio e parte a destra perfetta e sono tutta felice, la premio. E bene, cioè di questo sono proprio contenta. Poi non lo so se la prossima volta ci riuscirò, se la rimonterò. Poi ho fatto trotto in distensione, anche se comunque lì non la conosce molto, però comunque era tranquilla. Che dire, bravissima.